sanno purtroppo molti concittadini, e il medico gli ha detto che se non camminano un certo numero di ore al giorno, asmatici, cardiopatici, dobbiamo stare attenti, cioè se no qua è un equilibrio, non è facile, un tempo nessuno pensava di vivere questa esperienza. Però io devo dire, anche sono d'accordo con lei, la maggior parte della gente si sta comportando bene. E poi dobbiamo stare vicini a chi lavora. Tutti hanno paura. Cioè, anche io la mattina devo scendere, andare a fare ordinanze, andare a fare le cose, dobbiamo lavorare. C'è quello che porta il pane, il camionista, il medico, l'infermiere. La gente che dobbiamo mettere. Non dobbiamo terrorizzare, perché se noi terrorizziamo, c'è un paese che se si ferma, noi moriamo per altro. La Regione Campania ha anticipato una misura, una ordinanza. Abbiamo deciso in Campania che fosse vietato lo sport in luoghi pubblici, il footing, le marce anche individuali nei quartieri sul lungomare. Avevamo chiesto uno sforzo di 2 settimane. C'è stata gente che neanche per 2 settimane ha ritenuto di rinunciare a fare footing sul lungomare. Avevo firmato un'ordinanza che vietava il passeggio, lo sport individuale, quindi quei comportamenti sono vietati. Vietato andare a fare footing anche individuale. Cioè noi ogni varco che apriamo nelle ordinanze determiniamo un aumento del contagio. Non c'è niente da fare. L'ordinanza che fa il Presidente della Regione vale esattamente quanto l'ordinanza del Governo nazionale, e dal punto di vista della tutela sanitaria vale di più. Chiaro? E chi non applica l'ordinanza della Regione sta violando la legge e sta commettendo un reato di omissione. Sta commettendo un reato ancora più grave, cioè sta prendendo iniziative volte a deludere un comando dell'autorità. Questo è un reato penale. Cioè mettiamo in giro le pattuglie, le forze armate, l'ira di Dio, per fare che? Per andare a passeggio. Si può camminare, si può andare a fare, ma che si può? Se si chiude, si chiude. In Campania valgono le ordinanze della Regione dal punto di vista sanitario. Che sia chiaro a tutti.